Buongiorno a tutti, in diretta da una Londra davvero soleggiata. Mi sta facendo una bellissima impressione questo fine agosto londinese, non pensavo, ero venuto con abbigliamento autunnale. E invece mi sembra quasi di essere a San Francisco, mi sta ricordando un po' non l'estate a San Francisco, ma la, diciamo, Indian Summer di San Francisco, fine settembre. Allora, sono qua all'inizio del Millennium Bridge, adesso vi farò vedere la vista fantastica. Dietro di me, ecco, l'avete già vista, la cattedrale di St. Paul Cathedral. E qui ovviamente siamo un'ora indietro rispetto a voi. E volevo approfittare questa passeggiata, sperando di non violare troppo il diritto d'immagine delle persone, dei turisti che passano di qua, perché proprio di diritto d'immagine vi volevo parlare. Perché? Perché il tema di oggi, l'argomento di oggi è il, passatemi la parola, il pistolino del bambino che compare sulla copertina di Nevermind dei Nirvana, di un noto album del 1991. Intanto vi faccio vedere dove sono, così capite. Questo è l'inizio del Millennium Bridge e quella là è la Tate Modern, ovvero museo di arte moderna e contemporanea realizzato all'interno di una ex centrale elettrica, se non vado errato, cioè una vecchia centrale elettrica del centro di Londra. Qua siamo nel centro della City, cioè la City è lì davanti a me, scusate, dove c'è St. Paul, è la City di Londra, dove ci sono le banche, le finanziarie. Io ho l'appartamento qua dietro, veramente una zona fantastica. Attraversando il Tamigi si arriva in quella zona che si chiama Lambeth, più o meno. E adesso vi faccio vedere, passo sul ponte sperando appunto di non intercettare le facce di troppe persone, perché sennò mi macchio del famoso reato penale, no, non reato penale ovviamente, però violo l'immagine, il diritto d'immagine di molte persone che sono qua ignare di essere riprese in diretta su Facebook. Comunque, cosa vi volevo dire? No, niente, si sta parlando molto di questo tizio, tale Spencer Elden, se ho capito bene il suo nome, che si è svegliato all'età di 30 e passa anni, 30 anni circa, lamentando di aver subito dei danni morali, dei danni d'immagine per lo sfruttamento non autorizzato della sua immagine come bambino che compare appunto su questa copertina. Io non so se avete in mente la copertina, bisogna essere un po' dei boomer come me. Però insomma, la copertina di Nevermind e Nirvana è un pezzo di storia e c'è questo bambino che ignudo, bambino di penso forse nemmeno un anno, ignudo che galleggia in questa piscina e al quale hanno messo di fronte poi un dollaro, una banconota da un dollaro attaccata a un amo, ed è ovviamente una fotografia molto evocativa che vuole probabilmente scusate, mi metto qua così, vedete un po' dietro The Shard anche, ecco, che vuole un po' simboleggiare il fatto che l'uomo occidentale dei tempi moderni si lascia facilmente tentare e abbocca facilmente all'amo della pecunia. Penso che quello fosse il senso di questa fotografia davvero molto molto efficace, però ecco, non voglio entrare nella testa del fotografo che l'ha realizzata, mi limito alla questione puramente giuridica, che è quella che ci interessa. Scusate, giro l'aggeggio, eccoci. Ovvero, pare che la casa discografica dei Nirvana, all'epoca la Geffen Record, che adesso è stata acquisita, che è stata acquisita da Universal, non abbia richiesto le dovute autorizzazioni per l'utilizzo di questa fotografia. Soprattutto, probabilmente avranno acquisito le autorizzazioni da parte del fotografo, ma non hanno acquisito le autorizzazioni da parte del bambino e all'epoca ovviamente dei genitori del bambino, i quali dichiarano di aver preso solo una manciata di dollari, non so, dalla dichiarazione che ho letto $200, ma non sapendo fin dall'inizio che questa fotografia poi sarebbe comparsa sulla copertina di un disco, e soprattutto di un disco di quel tipo, di quel peso, ok? Un disco che è diventato iconico, è diventato un pezzo della storia del rock, della musica moderna, per cui tutti hanno ormai presente questa copertina. E il tizio ritratto, il bambino,
adesso all'età di 30 anni lamenta il fatto che ormai la sua vita sia stata caratterizzata e quasi sempre diciamo si sia portato dietro questo fantasma sulle spalle di questa fotografia in cui lui è ritratto nudo. Si vede anche il pistolino, chiamiamolo così, come si dice con i bambini. È un'immagine che ovviamente, a mio avviso, e però ovviamente andiamo su un piano un po' personale, non ha nulla di volgare, non ha nulla di pornografico, però tra le varie lamentele del soggetto ritratto c'è anche quella di averlo violato nella sua identità sessuale, nella sua intimità sessuale, perché appunto si vede questa immagine di lui. Diciamo che questa vicenda ci aiuta a fare alcune riflessioni interessanti su come l'immagine dei minori, dei bambini, oggi viene utilizzata, no? Cioè, diciamo, due potrebbero essere le riflessioni, dal punto di vista puramente giuridico, che è il campo che a me interessa, lo ribadisco. Cioè, il fatto che è molto strano che una casa discografica importante come la Giffen non abbia pensato di ottenere tutte le varie liberatorie prima di utilizzare questa immagine, potrebbe essere una, come dire, svista dell'epoca, perché non si considerava l'importanza del disco, non so, non si pensava che quel disco avrebbe avuto l'impatto che poi ha avuto, non lo so, oppure semplicemente una leggerezza, come tante ne avvengono. Io come avvocato purtroppo mi trovo spesso a fare consulenza, a difendere persone che si sono trovate in situazioni simili, che non ci hanno banalmente pensato alle conseguenze giuridiche dell'utilizzo di un contenuto multimediale, di una fotografia, di un video e via dicendo. Ciò che a volte appunto succede che l'altro soggetto, magari su 100 volte, su 100 occasioni, 99 portano a nulla, si risolvono in una cosa, diciamo, in uno scambio amichevole, una su 100 invece porta alla causa e magari a dei risarcimenti anche molto molto alti. In questo caso il tizio sta passando un traghetto qua sotto il Tamigi. In questo caso il tizio sta chiedendo 150.000 dollari, quindi circa 125.000 euro, a ciascuna delle persone che lui reputa essere responsabili legalmente, civilmente, di questa azione. Tra cui ci sono anche gli attuali membri, cioè i membri sopravvissuti dei Nirvana, due dei Nirvana sopravvissuti alla morte di Kurt Cobain, e ai vari responsabili della casa discografica, delle agenzie fotografiche e via dicendo. Alcuni dicono, beh, bizzarro che questo tizio si svegli adesso, dopo tutti questi anni in cui è riuscito in un certo senso ad avvantaggiarsi della notorietà che questo disco gli ha dato, no? Se voi andate a cercare, in effetti si trovano fotografie, interviste di questo stesso tizio che diciamo, sfrutta a suo vantaggio la notorietà ottenuta da questa fotografia. Lui mi sembra che abbia poi fatto una carriera nel mondo dell'arte, anche lui, della comunicazione, quindi sicuramente il fatto di essere il bambino sulla fotografia, il bambino della fotografia sulla copertina di Nevermind e Nirvana, gli ha dato sicuramente una spintarella. Quindi da un lato, dal punto di vista forse morale, è un po' bizzarro che lui, dopo aver sfruttato questa notorietà, si ricordi adesso di quell'aspetto legale, cioè del non essere stato, di non aver dato le autorizzazioni, ovviamente non lui ma i suoi genitori, in nome per conto suo, no? È un po' bizzarro. D'altro canto è bizzarro anche il fatto che una casa discografica come la Geffen non ci abbia pensato e abbia lasciato questo buco e non abbia compensato adeguatamente il silenzio di queste persone, cioè della famiglia di Tizio, ma non adesso, anni fa, cioè in tutti questi 30 anni di uscita del disco. Sembra bizzarro che non abbiano mai risolto la questione in sede stragiudiziale, no? Che gli avvocati non si siano incontrati e non abbiano trovato un accordo per sistemare il tutto. Però questo serve da monito, no? Pensate a tutti i genitori che oggi pubblicano fotografie dei loro minori, dei loro bimbi, mentre fanno il bagnetto, mentre gli viene cambiato il pannolino, no? Tutte queste fotografie che poi vanno a finire nello stream dell'internet e delle quali si perde completamente il controllo.
Allora, qua si parla anche... Allora, ripeto, come ho detto prima, a me sembra molto bizzarro che si parli di pedopornografia. Lui dice che c'è anche questo rilievo. Però sicuramente tutte queste immagini che buttiamo nella rete e che... scusate, mi giro per farvi vedere anche un po' di panorama di qua. Faccio vedere il Shakespeare Globe e lo Yard, lo Shard, il grattacielo, si vede la punta del piramidone là in alto, non so se la vedete. No, dicevo, dobbiamo tenere conto che appunto tutte queste immagini di bambini, di minori che noi buttiamo nella rete, ingenuamente, inconsapevolmente, bonariamente, in buona fede, possono andare a finire anche nelle mani di persone che hanno una mente un po' distorta, hanno una percezione un po' distorta di queste immagini e che riescono ad attribuire a queste immagini un significato sessuale e quindi farne usi non proprio simpatici. Ok, questa è una riflessione che più volte abbiamo fatto. Dall'altro, cosa vogliamo dire? Ecco, una persona oggi mi ha commentato al post che ho fatto poche ore fa, sempre su questo tema del tizio che sta facendo causa ai Nirvana e alle case discografiche, del fatto che una volta i fotografi, probabilmente facendo street photography, cioè la fotografia fatta per strada, in cui a volte indugi anche su il ritratto di una singola persona, questa persona ovviamente essendo riconoscibile ha un diritto d'immagine, quindi ha il diritto sancito legalmente di autorizzare o non autorizzare assolutamente la sua immagine, quindi in teoria i fotografi che fanno street photography, cioè fotografia di strada, dovrebbero circolare, andare in giro con uno zaino pieno di fogli di carta, di liberatorie da sottoporre ai soggetti fotografati e da far firmare. Alcuni mi dicono, beh, ma è impossibile, questa cosa non si è mai fatta. Allora, da un lato è vero, i fotografi che facevano street photography, ma anche no, nomi davvero, McCurry per dirne uno, ma anche Capa, cioè gente che ha fatto ritratti in giro per il mondo, dubito che abbiano chiesto di volta in volta le liberatorie e le autorizzazioni. Ciò nonostante, questa forma di fotografia è sempre esistita. Allora, dal punto di vista legale, le autorizzazioni teoricamente andrebbero chieste. Il fotografo che non le chiede, diciamo che si assume un rischio. Non è che fa una cosa che, come dire, lo porta all'arresto immediato, arriva la polizia, i carabinieri a casa a prenderti. Siamo sul piano del diritto civile, ovviamente, e quindi il fotografo che fa queste foto e non chiede la liberatoria si assume un rischio. Si assume il rischio di avere una scocciatura come quella che la Geffen Records in questo momento e i vari membri di Nirvana e persone responsabili della casa discografica stanno avendo. Probabilmente l'hanno fatto la stessa cosa con altre 10, 20, 30 persone, altre 10, 20, 30 fotografie finite sulle altre copertine. In questo caso gli è andata male. È una valutazione del rischio, no? Hanno valutato se convenisse o meno assumersi questo rischio. È un po' il diritto di proprietà intellettuale, funziona così, non sempre davvero si è compliant con le norme completamente, a volte si lavora di assunzione del rischio e di... scusate, mi sposto perché c'è gente che sta passando da questo lato e vi faccio vedere la Tate Modern da questa parte. E vabbè, niente, no, scusate, è una riflessione così come spesso faccio in diretta, quindi spero che abbia avuto un capo, una coda, però ecco, che abbia acceso un po' di lampadine e che vi abbia dato la possibilità anche di vedere lo sfondo. Magari alcuni hanno visto questo video senza l'audio, se ne fregano altamente di quello che sto cercando di dire, ma vedono un bellissimo panorama che effettivamente è quello di oggi, di questa Londra soleggiata, con un sacco di gente in giro rispetto alla media di questi giorni, perché come ho detto, in questi giorni ho visto una Londra abbastanza deserta. Adesso si sta vedendo un po' di movimento, forse il sole ha fatto sì che la gente uscisse un po' di più. Va bene, vediamo se ci sono domande, se c'è qualcuno che ha fatto qualche osservazione, perché mi interessa. I commenti saranno visualizzati qua. No, ecco, nessuno ha fatto commenti, se volete farli fateli adesso, se no io procedo alla mia passeggiata londinese. Vi ringrazio. Come vi ho detto, nei prossimi giorni farò anche delle video interviste, possibilmente in diretta, tipo il video di oggi, con delle persone che vivono qua a Londra, italiane, che vivono qua a Londra, che stanno facendo delle esperienze, stanno lavorando qua e ci racconteranno perché sono qua e cosa stanno facendo di bello. La prima, ve lo anticipo, dovrebbe essere la mia cara collega di dottorato, con cui ho condiviso i 3 anni di dottorato in Bicocca,
No, non ve lo dico il nome, però ve lo dirò più avanti. Dovrebbe essere sabato nel tardo pomeriggio, ecco, vi anticipo questa. Prima intervista di queste mie 3 settimane londinesi, appuntamento per sabato questo, quindi fra 3 giorni, di pomeriggio, tardo pomeriggio, ora italiana potrebbe essere intorno alle 19, una cosa del genere, quindi serata più che tardo pomeriggio per noi perché sarà le 5 e mezza, 6 qua da noi, e vi darò maggiori dettagli. Non so ancora dirvi l'orario preciso perché la faremo a casa sua e quindi dobbiamo un attimo organizzarci. Ok, finito il Millennium Bridge, scendo e vado a farmi una passeggiata lungo Tamigi. Grazie a tutti, fate condividere questo video se vi è piaciuto, andate a leggere un po' la notizia, andate a leggere i vari commenti su questa storia di questo bambino che adesso ha 30 anni che si sta inasprendo per questa foto, e capite cosa sta succedendo. Ammetto che i commenti più interessanti che ho letto li ho letti su giornali inglesi. Io ho postato il sito, l'articolo del Corriere della Sera, perché la mia pagina è letta da italiani, quindi è seguita da italiani, quindi volevo mettere una fonte in italiano. Però se leggete gli articoli dei giornali inglesi, sono inglesi o americani, sono fatti meglio. Grazie a tutti, ciao, buona continuazione, buon agosto, buoni ultimi giorni d'agosto a tutti voi.